Siamo Man & Machine. Da oltre 30 anni vendiamo e sviluppiamo soluzioni CAD innovative per BIM, Manufacturing, Data Management e Simulation. Con più di 50 uffici in tutta Europa, lavoriamo per oltre 10.000 clienti operanti nei campi dell'industria, dell'architettura e delle infrastrutture. Man & Machine è il più grande Autodesk Platinum Partner e ATC per la formazione certificata sui software Autodesk. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar su Autodesk Navisworks come soluzione per il digital mockup. Innanzitutto mi presento, io sono Ezio Grasselli, tecnico consultant di Man & Machine Italia. Entriamo adesso nel merito del nostro webinar e innanzitutto cosa intendiamo come digital mockup. L'attività di digital mockup è quella fase in cui si fa una costruzione e un'analisi di oggetti virtuali come componenti piuttosto che semifisici, simulando nell'assemblaggio l'interazione tra i componenti e costruzione prima che questi vengano effettivamente realizzati. Navisworks è la soluzione Autodesk per il digital mockup e le revisioni dei progetti. Grazie a Navisworks, i professionisti del settore architettonico edile e ingegneristico possono collaborare con le parti interessate nella revisione e visualizzazione dei modelli e dei dati integrati durante la precostruzione per un controllo più efficace dei risultati e dell'avanzamento dei lavori, se non altro anche per una presentazione del progetto. Vediamo adesso nel dettaglio le funzionalità principali. La funzionalità principale di Navisworks è la possibilità di aggregare parecchi dati di multidiscipline in un unico modello. Quindi io posso fare una combinazione di dati di progettazione e di costruzione in un unico modello 3D integrato. Navisworks supporta, oltre che i prodotti Autodesk, anche più di 60 applicativi diversi di terze parti. Piccolo esempio dei file che possono essere aperti. Altra funzionalità molto importante è il clash detective, quindi il rilevamento delle interferenze e il coordinamento delle revisioni. Quindi consente di identificare ed esaminare efficacemente le interferenze o le distanze minime tra le geometrie 3D tradizionali oppure anche con nuvole di punti in un progetto integrato, riducendo i rischi di errore, nonché di creare report sulle stesse e innescarne le varie revisioni. Vediamo anche praticamente la funzione di clash detect. Quindi possiamo creare più test, definire per ogni test quali sono le regole da utilizzare, quali sono i gruppi o i componenti o l'intero assieme che vogliamo analizzare, definire se analizzare le geometrie piuttosto che nuvole di punti eccetera, definire gli spazi o le tolleranze che vogliamo ottenere e poi fare eseguire il nostro test. Come vedete l'analisi è molto immediata e per ogni tipologia di interferenza possiamo anche andare a definire se questo controllo è attivo piuttosto che è stato già eseguito e rivisto piuttosto che approvato eccetera. Quindi possiamo anche innescare tutte le nostre informazioni di revisione sulle interferenze. Il tutto poi può anche essere esportato in un report in formato XML piuttosto che HTML, formato text. Sempre in ambito di revisioni piuttosto che di controlli che possiamo fare all'interno di Navisworks, abbiamo anche degli strumenti di misurazione molto semplici e immediati che possono fare snap a facce piuttosto che spigoli e vertici in modo da avere direttamente in maniera immediata le informazioni interessate. Quindi possiamo creare un nostro snapshot dove mettere le nostre notazioni o andare a rilevare le informazioni, scegliere quale tipologia di misurazione fare. Come vedete possiamo intercettare sia le facce piuttosto che gli spigoli, piuttosto che i nostri vertici interessati.
avere direttamente le informazioni, oppure anche poter salvare questo all'interno del nostro snapshot convertendolo in annotazioni. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di inserire delle simbologie, ad esempio, piuttosto che inserire anche dei testi, eccetera, in modo che quando andiamo a riprendere il nostro progetto abbiamo una possibilità di passare velocemente alle informazioni di annotazione e di controllo che avevamo fatto. Ovviamente all'interno di Navisio abbiamo anche tutta la parte di simulazione che possiamo avere sia come animazione di modelli piuttosto che di avanzamento lavoro. L'animazione di oggetti può essere fatta sia animando effettivamente gli oggetti oppure semplicemente avere un'interpolazione tra i fermi immagini salvate, mentre l'animazione della verifica di costruzione è possibile fare tramite quello che è per Navisor la timeline, e quindi andare a animare un'intera pianificazione o delle singole attività all'interno dell'intera pianificazione, oppure una combinazione anche di queste per avere l'effetto desiderato. L'avanzamento dei lavori è configurabile sia direttamente all'interno di Navisor, quindi inserendo quali sono le varie attività che voglio svolgere nel tempo, oppure importare il tutto tramite programmi di terze parti. Questa è una semplice animazione di oggetti. Mentre andremo poi a vedere in pratica anche un avanzamento lavori tramite timeline. Quindi avremo la nostra timeline dove possiamo andare a definire quali sono le attività da eseguire. Ovviamente quando possiamo inserire sia le date di inizio previsto che di fine prevista, piuttosto che effettivamente quando sono state svolte. Andare a mettere le informazioni anche per poter confrontare quando effettivamente sono state fatte, avere un'origine dati anche esterna tramite foglio di Excel piuttosto che da project, piuttosto che da Primavera o altri che possono essere supportati, dare una configurazione anche di colore per vedere in maniera immediata se un oggetto magari è in costruzione, in installazione, piuttosto che in demolizione o un oggetto temporaneo, e infine andare a impostare la nostra simulazione vera e propria. Anche qua possiamo anche fare simulazioni solo nell'intervallo di tempo che vogliamo, piuttosto che dirgli in quanto tempo vogliamo vedere la nostra animazione. E quindi possiamo far partire quello che sarà la costruzione nel tempo. Ovviamente questa animazione può anche essere esportata direttamente in un filmato per poter essere distribuita. Ok, abbiamo fatto andare un po' in fretta. Non solo abbiamo la possibilità di avere una timeline, quindi un 4D, ma anche un 5D, vale a dire sull'avanzamento dei lavori poter andare a definire anche i tempi e i costi inclusi nella nostra pianificazione. I progetti di costruzione diventano sempre più grandi e complessi, con molteplici parti mobili, quindi che possono anche interferire all'interno dei nostri lavori, quindi dobbiamo essere in grado di simulare tutto il flusso di lavoro, e i software di recente sviluppo come Navisor e Revit consentono anche ai responsabili della costruzione di avere una prospettiva lungimirante dei loro progetti prima ancora che inizino. Abbiamo un'interazione molto fluida con i dati di quantificazione,
e proprio il quantification all'interno di Navisworks consente di creare in maniera automatica la stima dei materiali, la misurazione delle aree, il conteggio dei componenti di costruzione, ed è possibile ottenere stime precise dei progetti in costruzione e di ristrutturazione, riducendo i tempi di calcolo e di misurazione. Navisworks è perfettamente integrato con BIM 360, grazie alla sua capacità di supportare e manipolare una grande quantità di formati e di dati provenienti da discipline diverse, è lo strumento ideale come collettore per la condivisione dei dati dei flussi di lavoro per i progetti BIM. Per quanto riguarda il coordinamento BIM, attualmente i dati di Navisworks possono essere aperti anche direttamente dall'interno di AutoCAD, Revit e di Recap. Per una migliore condivisione è possibile anche creare all'interno di Navisworks viste BIM utilizzando lo strumento di BIM 360 Shared View. Sempre per quanto riguarda la pubblicazione e condivisione, all'interno di Navisworks possiamo creare immagini e filmati e pubblicarli in formato NVD piuttosto che in DVF. Disponibili questi formati per la pubblicazione e la visualizzazione con Navisworks Freedom e Design Review. Possiamo anche utilizzare Navisworks per delle presentazioni in tempo reale. Gli strumenti all'interno di Navisworks per questa presentazione sono quelli di vola e di passeggia. Quindi possiamo andare ad esempio a navigare direttamente all'interno del nostro impianto in tempo reale. Questo, come vedete, è l'effetto volo. Piuttosto che avere un camminamento, dove in questa fase possiamo anche attivare la funzione di collisione e di gravità per vedere anche non solo le dimensioni dei passaggi, ma anche verificarne effettivamente gli ingombri o le distanze minime per il camminamento. Con Navisworks possiamo anche creare rendering fotorealistici direttamente all'interno, dove possiamo fare immagini e video di alta qualità ed efficacia. Il rendering può anche invece essere dirottato direttamente su cloud, questo dandoci la possibilità di non impegnare risorse locali e creare queste immagini e panorami dei nostri modelli dell'intero progetto e averli direttamente archiviati su cloud, condivisi su cloud oppure scaricabili anche in locale in formato HTML molto leggero per poter essere distribuito. Una volta che è stata creata l'immagine o il panorama all'interno del cloud, è possibile direttamente andare a modificarne qualità e risoluzione o la tipologia, quindi passare da immagine a panorama piuttosto che stereo, eccetera, direttamente sul cloud. Qua possiamo vedere un'immagine rendering creata all'interno di Navisworks, piuttosto che quello che possiamo ottenere avendo una pubblicazione su cloud. Come vedete è un formato HTML, quindi lo posso anche caricare direttamente poi in locale, molto immediato, leggerissimo da interpretare e da utilizzare. Vediamo anche le altre tipologie di immagine che abbiamo creato. Okay. Grazie a tutti.